tutto è iniziato nel 99, quando mio fratello, uscendo dalla doccia, mi disse: mi è venuta un'idea, vendiamo sigarette via internet. Assolutamente niente. Allora la prima cosa che uno fa, va su Google e ho messo sigarette trading. Il primo container era un container da 20 piedi. Sì, era costato un $150,000. Beh, comunque per fare l'acquisto noi non avevamo soldi e allora abbiamo venduto l'appartamento dove abitavamo, così abbiamo un po' di capitale a disposizione per fare dei business. Quando abbiamo detto a nostra madre, sono cose alle quali ci si abitua poco alla volta, però per lei non c'era problemi. Gestivamo noi le cose, per cui. In alcuni stati una stecca poteva costare sugli $80-90 anche, e da noi costava 15. Nel momento di massimo successo siamo arrivati a $100 milioni di fatturato. All'anno. All'anno, sì. 2003-2004, sì. Beh, ma poi ci siamo stabilizzati, eh. Siamo saliti e poi... No, è una continua crescita, non ci siamo stabilizzati. Sì. Era al limite del sito che sarebbe sempre cresciuto. Noi vendevamo principalmente Marlboro. Poi tutti i marchi più famosi, e la Philip Morris è stata l'unica società che ha cercato di fermare la nostra attività accusandoci di violazione di marchio e concorrenza sleale. Ci ha fatto causa nel 2001 e dopo 3 anni ha vinto. All'inizio ci ha chiesto $550 milioni di danni, il giudice poi l'ha ridotta a $174 milioni. Ma noi non l'abbiamo pagata e abbiamo continuato a spedire sigarette. Philip Morris non riuscì a fermarci con le sentenze negli Stati Uniti. L'unico modo era inscenare un grande blitz contro il contrabbando e sequestrare tutte le sigarette che si trovavano. A quel punto lì riuscì a fermare il nostro sito. Eravamo andati sui giornali di tutto il mondo, nelle televisioni, ci avevano definito i Napster del tabacco. Grazie a Philip Morris eravamo diventati un brand.